Si è conclusa con la tappa che arrivava sul Monte Bianco la seconda settimana del Tour de France. Un Tour de France che fino adesso ha regalato grandi emozioni, soprattutto per quanto riguarda il duello tra Jonas Vingegaard della Jumbo-Visma e Tadej Pogačar della YT Emirates. Il danese in questo momento è davanti per 10 secondi sul suo rivale, ovvero sullo sloveno Pogačar, ma soprattutto lo sloveno in questo momento sembra essere il più in forma. Perché? Perché semplicemente la squadra YT Emirates lo sta proteggendo alla grande, tant'è vero che sull'arrivo sul Monte Bianco c'erano addirittura due corridori che hanno sostenuto la falcata dello sloveno. C'è da dire anche che Vingegaard attualmente è un avversario molto difficile da battere. Basti pensare che sui Pirenei ha avuto la meglio per poi perdere il giorno successivo. Mentre nelle ultime due tappe, soprattutto quando si è trattato di attaccare nelle ultime rampe, Pogačar è stato il più lesto. Cosa ci si aspetta durante l'ultima settimana che partirà da martedì? Semplicemente la cronometro cercherà di evidenziare quali possono essere gli eventuali problemi che ci possono essere tra le due compagini che in questo momento stanno dominando il Tour de France, anche se verso venerdì o sabato è molto probabile che questo grande duello possa completarsi con la vittoria dell'uno dell'altro. A mio avviso, secondo le varie interpretazioni che ci sono state, soprattutto anche per quanto riguarda le montagne che bisognerà affrontare, Vingegaard dovrà stare attento e deve avere con sé una squadra importante come quella con Gregari, basatosi su Van Aert soprattutto, mentre Pogačar può contare su validi corridori come Adam Yates, che in questo momento è quarto in classifica, e soprattutto su Soler. C'è da considerare anche una leggera variante, quello di Carlos Rodriguez, che nelle ultime due giornate del Tour de France è riuscito a riguadagnare posizioni e soprattutto a inserirsi nella lotta per la terza piazza. In questo momento lo spagnolo ha 5 minuti e 21 secondi di svantaggio da Vingegaard, che a sua volta però ha circa 19 secondi di vantaggio su Yates, che in teoria vorrebbe attaccare il terzo posto e quindi avere due corridori del YT Emirates all'interno del podio della Grand Boucle potrebbe essere una cosa importante. Per quanto riguarda gli altri, c'è da considerare che oramai la lotta per quanto riguarda la conquista della classifica per velocisti è ormai quasi acclarato. La vittoria di Jasper Philipsen, in quanto il velocista, ha vinto quasi tutte le tappe per velocisti e non ha rivali in questo momento che possano dettare legge. Mentre per quanto riguarda la classifica maglia bianca, ovviamente sulle spalle di Pogačar, difficilmente il corridore la perderà. Mentre per quanto riguarda la classifica scalatori, intensa lotta tra Pauwels della EF Education EasyPost, che nella prima settimana è stato uno che ha lottato con le unghie e con i denti, mentre nelle ultime rampe, soprattutto quelle che si arrivava verso il Monte Bianco, abbiamo visto un Giulio Ciccone con la Lidl Trek che è riuscito sia ad avvicinarsi ma addirittura a sopravanzarlo in classifica generale. Quindi in questi quattro punti cardini, ovvero Ciccone e Pogačar per la lotta per la conquista della maglia Pois, Pogačar, Vingegaard e Rodriguez e Yates per quanto riguarda la maglia gialla e il terzo gradino del podio del Tour de France, possono essere i grandi protagonisti di questa terz'ultima settimana. Cos'altro immaginarsi? Probabilmente ci saranno delle fughe, soprattutto per quanto riguarda la tappa che vedrà tra mercoledì e giovedì, mentre il grande spettacolo ovviamente sarà tra venerdì e sabato con l'arrivo sulle montagne, mentre la domenica sui Campi Elisi la situazione dovrebbe essere come al solito, ovvero gioia di festa e gli ultimi ovviamente chilometri della Grand Boucle 2023, con la vittoria di un velocista che possa così bagnare definitivamente e chiudere questa grande kermesse del Tour de France sulle due ruote.